ora una nuova polemica, quella su questo cantante, sì, trapper, si verrà, ce ne saranno altre secondo me da qui al 4 di febbraio, quindi. Ma questo trapper di fatto verrà confermato, cioè lei lo continua a sostenere oppure è il caso di fare qualcosa? È una canzone bellissima come le altre 23, è una canzone che è assolutamente al passo con i tempi, è una canzone che ha come tutte le altre un testo assolutamente sanremese. Quindi le dice va separato singolo rispetto al passato, cioè il curriculum di un artista. Magari nelle prossime edizioni chiederanno il curriculum degli artisti, ma poi rischiamo che veramente tanti generi poi non vanno e noi dobbiamo guardare avanti pur facendo capire che certe canzoni, ovviamente uno è contro i testi, qualsiasi testo violento, ma nella storia della musica italiana, non solo nella storia di Sanremo, nella storia della musica italiana ci sono delle canzoni che poi sono in realtà e che hanno dei testi particolari che appartengono a canzoni bellissime, ma in quel momento è una caso, fiction. Dico, di confermarle la sua presenza. Ascolto la canzone di adesso, non ascolto quella del 2000. Non ha paura di altre polemiche? No, io non vedo l'ora che inizi il 4 febbraio. Ho capito, però. Vi divertirete. Vabbè, vediamo, aspettiamo. Posso baciarla, Giletti? Tanto in bocca al lupo. Grazie. È bellissima. Grazie, ma questa è la cosa che volevamo sentirci. Ma però non deve fare così, se fa così. Ma io non smetterò mai nella vita di dire a una donna che è bellissima. È una questione di principio. È un principio. Io le voglio dire che lei sia intelligente, che lei sia sensibile, che lei sia tutto quello che è, ma io la vedo, non la conosco e le dico che lei è bellissima. E se una si offende? Però, mi dispiace tanto. Non è una questione di. Io sono sicuro che se vado in giro e dico alle donne lei è bellissima, forse mi dicono grazie. Non c'è un po' di maschilismo in questo? Su bellissima, no. Se questo è maschilismo, e allora sono veramente stupito, perché il guaio è che se io le dico sei bellissima, lei non mi dice altrettanto. Ecco, questa è simpatica.